In compagnia di Daniela Villani, delegata al mare, sta facendo un lavoro straordinario, già da tempo recuperato una grandissima porzione di mare, Napoli una città di mare che il mare non lo utilizzava sostanzialmente. Noi abbiamo davvero recuperato non solo un'identità del mare, ma abbiamo attivato attraverso le rassegne Stati Generali del Mare, che sono durate ben 2 mesi, appunto approfondimenti per come recuperare le spiagge e la fruibilità, oltre a varie iniziative gratuite lungo tutta la costa. Quindi credo che come mare abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, creando appunto anche una task force e coinvolgendo tutti. Quindi assessore, un pezzo di mare recuperato va benissimo, ma c'è ancora tanto da fare? Qui siamo in un posto spettacolare che è Bagnoli, che va tutto recuperato. Come sappiamo, c'è stata la legge Sblocca Italia, c'è un soggetto attuatore, c'è un commissario. Noi ci aspettiamo appunto il ripristino della costa e quindi la spiaggia libera, perché questa potrebbe essere, diciamo, la vera spiaggia gratuita per i napoletani. E poi ci aspettiamo dal governo, soprattutto al Movimento 5 Stelle, una grossa mano rispetto alla territorialità, all'esigenza dei cittadini. Una di queste è il circolo Ilva, perché il circolo Ilva è una leva, è un sostegno sociale molto importante su questo territorio e ha bisogno di uno sbocco a mare per non perdere quella tradizione marinaresca che ha, e ad un prezzo ovviamente politico, perché non stiamo parlando di un circolo di Posillipo, è un circolo popolare. Thank you.